Ciao a tutti e bentornati. Ci siamo temporaneamente trasferiti presso lo Zevio Sporting Club che ci ospiterà per alcune puntate. In queste puntate andremo a presentare alcuni nostri nuovi prodotti e anche a parlare di prodotti un po' più classici. Andremo a fare qualche presentazione più in dettaglio, eh, qualche prova a fuoco e avremo modo di vedere alcune realizzazioni di R15 o alcune customizzazioni eseguite da dr 15 eh, più sul lato pratico che su una presentazione teorica. Comincerei con l'ultima novità in ordine cronologico, una realizzazione che ci ha richiesto un bel po' di attesa, un bel po' di tempo. Eh, ma alla fine siamo riusciti a portarla a compimento e a consegnarla eh, anche ai clienti che l'avevano prenotata. Sto parlando della pistola MK90P che è praticamente una pistola per la normativa italiana, un'arma corta, calibro 5,7x28 che abbiamo realizzato importando ed assemblando in Italia come arma corta quindi nasce direttamente come arma corta componentistica della FN usa originale in pratica è il, eh, una replica del P90 ma sul mercato civile eh, la versione con la canna corta da 10,4 pollici per motivi commerciali legati in parte alla normativa usa in parte a semplici scelte commerciali non è mai stata proposta. Noi abbiamo avuto la possibilità di procurarci tutte le componentistiche originali e siamo andati a riproporre questa arma. È un'arma sicuramente particolare. Che ha già un po' di anni come progetto, non è sicuramente un'ultima novità, ma nonostante il passare del tempo, mantiene il suo aspetto, la sua linea futuristica ed è diventata un po' un'icona delle armi, inizialmente nel cinema, inizialmente eh, nelle illustrazioni, proprio per la sua linea e il suo design abbastanza futuristico e innovativo per quando fu presentata. Quest'arma qui. Sostanzialmente è un'arma che funziona a chiusura semplice, eh, camerata in 5.7x28, presenta un fusto in polimero dentro il quale è inserito un upper receiver in alluminio, la canna, il sotturatore e il pacchetto di scatto. È un sistema BALPAP, quindi si va a, um, ad accomunare per certe tipologie o scelte progettuali a quello che è uno Steyr Augé che smontandola si può riconoscere una forte similitudine nel pacchetto di scatto, nel sistema di funzionamento, nella versione originale militare tra il sistema a fuoco singolo e a raffica che avviene in due fasi di spinta del grilletto. È un'arma estremamente compatta che misura 460 mm di lunghezza, eh, discretamente leggera ed estremamente portatile. A livello di ergonomia necessita di un po' di eh, feeling sicuramente perché è un'arma inusuale.